Grazie Presidente. Ben vengano occasioni che ci ricordano quanto il problema della casa sia un problema irrisolto da sempre e di prioritaria importanza anche per questa amministrazione. Stavo per dire soprattutto, e insomma per me ce n'è un motivo, in qualità di Presidente della Commissione Patrimonio e Politiche Abitative, abbiamo avuto modo di valutare le soluzioni che nel passato sono state attuate per affrontare il problema casa, soluzioni discontinue, inefficaci, prive di programmazione e volte a tamponare sempre situazioni di emergenza contingente. Quindi si parla di emergenza ormai da anni e tale rimane ancora, questo proprio perché sono sempre mancate quelle politiche di cui spesso si parla anche molto nella Commissione Patrimonio e Politiche Abitative in un confronto fra maggioranza e opposizione. Le soluzioni che si sono viste attuarsi negli anni passati, oltre ad aver comportato spese veramente ingenti, ma veramente onerose per Roma Capitale, sono stati spesi tantissimi soldi senza che si siano avuti i giusti e dovuti risultati, e questo non può non essere sottolineato, perché un'operazione di discontinuità rispetto al passato e rispetto anche alla demagogia del problema casa deve essere posta in essere, anche perché queste soluzioni hanno a volte addirittura originato fenomeni di illegalità. Questa amministrazione sta procedendo con la chiusura dei CAT attraverso delle misure che sono più umane, economicamente sostenibili, ma soprattutto umanamente più sostenibili, cercando di attingere anche al proprio patrimonio, al patrimonio dei beni confiscati e dei beni sequestrati. Infatti, ci tengo a ricordare a tutti che il 21 giugno scorso è stato approvato da quest'Aula il regolamento dei beni confiscati, il primo regolamento di Roma Capitale, mi capita spesso di ricordarlo, in questo caso lo voglio ricordare perché il regolamento prevede l'utilizzo ad uso abitativo dei beni che vengono confiscati. Quindi è proprio inserito all'interno del regolamento la necessità di guardare a questi beni come a beni da utilizzare nelle politiche abitative dell'amministrazione di Roma Capitale. Così come ricordo che è all'attenzione e allo studio della Commissione Patrimonio e Politiche Abitative il nuovo regolamento del contributo all'affitto che viene dato da Roma Capitale attraverso gli enti territoriali, attraverso i municipi. Ricordo a tutti che questo regolamento si va a sovrapporre a una delibera del 98, del 1998, quindi stiamo parlando di contributi economici che Roma Capitale sta continuando a dare ai propri cittadini su delibere che addirittura contengono all'interno le lire invece che gli euro. No, questo per dire quanto il tema debba tornare attuale, debba anzi diventare attuale, perché per troppo tempo lo si è proprio dimenticato, perché un contributo all'affitto, nella mozione dell'onorevole Fassina si parla di contributo all'affitto da parte del Ministero, invece Roma Capitale ne ha uno proprio, ci stiamo lavorando, quello precedente era del 1900, cioè su regole che si basano su una delibera del 1998, e su questo stiamo lavorando e stiamo lavorando alla promozione del canone concordato, proprio perché stiamo parlando di morosità incolpevole per la prima volta all'interno di un regolamento di Roma Capitale, cioè noi vogliamo riconoscere la morosità incolpevole e vogliamo per primi come ente di prossimità dei cittadini romani intervenire a sostegno di questa emergenza abitativa, e qui veramente si può parlare di emergenza perché negli ultimi anni sta aumentando a causa dei redditi in diminuzione dei nuclei familiari legati soprattutto alla precarietà lavorativa. Questo contributo all'affitto viene collegato a dei progetti sociali, a dei progetti lavorativi, proprio per far sì che i nuclei tornino ad essere autonomi. Non crediamo nel contributo all'affitto a livello che ci viene dal Ministero, perché abbiamo visto, valutando sempre in Commissione, gli esiti, i risultati di questa misura che è una tantum per i cittadini,
non serve a niente, serve solo a prolungare casomai l'agonia di chi per cause molto ben più radicate non riesce a far fronte al canone dell'affitto. Ci chiediamo, ma veramente pensiamo che bloccando gli sfratti e quindi impedendo, diciamo, al mercato di avere nuove unità immobiliari immesse, noi facciamo un bene a coloro, ai cittadini che cercano una casa e che la vogliono ottenere e che vorrebbero avere un canone che sia compatibile a livello sociale con il loro reddito, con la loro situazione economica, con la loro situazione sociale e familiare? Io sinceramente non credo che questa sia la soluzione. Casomai, come ha anche anticipato la sindaca in un incontro col primo ministro, dovremmo guardare all'invenduto, dovremmo guardare a quante case sono vuote, non sono affittate, non vengono vendute, a fronte della necessità invece dei cittadini romani di avere una prima casa, una casa per abitare, dove far stare i propri figli. Ecco, diciamo che questa amministrazione vuole più concentrarsi su questo aspetto, vuole che il numero degli immobili immessi sul mercato dai privati sia sempre più numeroso, di modo che la politica del canone sia una politica che vada a vantaggio di un canone sostenibile, di un canone socialmente sostenibile, economicamente sostenibile per le famiglie. Quindi noi stiamo chiedendo delle politiche, delle misure di tassazione nei confronti di coloro che lasciano le loro numerose abitazioni invendute o sfitte. Chiediamo non una tantum, no? Non chiediamo un contributo all'affitto, chiediamo delle misure di sostegno alla povertà, di modo che i cittadini siano in grado da soli di pagare un affitto, che siano in grado di recuperare la loro autonomia, ma soprattutto la loro dignità, perché solo attraverso delle misure programmatiche di contrasto alla povertà, come quelle che attualmente sono in valutazione al governo, noi possiamo pensare di sostenere i nostri cittadini nella loro autonomia, perché quando si parla di casa dobbiamo pensare alla dignità del nucleo, che ha la volontà di essere autonomo nelle proprie scelte, che ha la volontà di essere autonomo nella propria vita, potendosi permettere una casa, senza attendere dei bonus che arrivino dall'alto o dei contributi che chissà quando arrivano e chissà come possono essere dati, anche perché il contributo all'affitto che arriva dal Ministero pone in grande crisi gli enti locali, che devono fare dei bandi, delle istruttorie. A fronte di cosa? L'energia che viene profusa da questi strumenti non è abbastanza sostenuta dal risultato che questi possono dare. Non è sufficiente, non ci basta più, vogliamo di più per i nostri cittadini, vogliamo che siano autonomi e vogliamo contribuire in prima persona come comune a tutto questo. Grazie.